Sono ufficialmente aperti i pre-order di LED. Hello guys e bentornati in questo nuovo Car Market Watch. Iniziamo con Nemesis Bandiera che ricomincia a salire, ricomincia la sua salita, leggera però sale, assieme anche alla Fiamma Infernale Banshee che da 2 euro a copia piano piano è arrivato ormai sui 3 euro, niente esagerato, la disponibilità ancora c'è, una copia prendetela per sicurezza, una copia, tanto può far sempre comodo, Exise generico e tutora un pyro fa sciocca di un pyro. È forte a prescindere. Ovviamente questi pezzi vi vanno a tutorare se volete il Nemesis Corridoio, che è sceso un pochino. Secondo me è un po' calato l'hype di Colossus. Quello di Protoss pure è un pochino sceso, ma non quanto Colossus. Quindi lo vediamo qui, che sta sui 25 euro a copia, regge comunque la botta. Salgono però gli Oscuro Drago Re del Tuono, quindi i vari pezzi di Thunder Dragon, perlomeno quelli più importanti, Ruggito Drago, eccetera, hanno praticamente raddoppiato. Sono rimasti abbastanza alti alla fine. Quindi c'è gente che vuole giocare questo deck puro, che non gli importa del Colossus. Gli importa di meno comunque del Colossus generico. Infatti il Colossus si è stabilizzato alla fine sui gli 8-9 euro a copia e vogliono giocare il loro deck preferito di 3 anni fa, vogliono riprovarlo e giocarlo in varie salse. Però secondo me questo denota anche un po' che il floodgate di scelta per il prossimo formato, più che Colosso, sarà Protoss, secondo me. Quindi preparatevi più a Protoss, perché ha bisogno, gioca meno brick nel deck, vi occupa slot in meno, senza dubbio, anche se lo pescate così, senza gli altri pezzi, funziona Protoss, a differenza del Nemesis. Anima abbandonata, il nostro sostituto, l'Incuribo, non sale più di tanto in realtà, sta più o meno sempre lì. La disponibilità c'è. Penso ce l'avessero tutti comunque anima abbandonata, quindi forse per questo non si è rialzato. Dispater sale parecchio da 23 euro, 22, ormai a 30 euro a copia. Ci sono ancora delle copie disponibili a un buon prezzo e voi mi direte, ma come sale? Lo giocavano Mana, di un Mad Dragon Link, mazzi che hanno sofferto un pochino di questa ballista, e adesso invece lo gioca Snake Eyeburo, perché Snake Eyeburo vi fa il loop con... con Omega, quindi vi luppa due carte alla mano, ve le bandisce due, e poi avete anche un neghetto di mostro quindi di Spadre, e poi avete comunque il Flamberga con Mascherena che vi dà follow up, quindi Snake Eye non è morto nonostante il ban di Varone, tutti dicono Snake Eye puro è finito, invece secondo me è solo un nuovo inizio. Druidswarm sale un pochino, come salirà forse un po' l'utilizzo di Bestial, secondo me rimarrà forse un po' lo stesso l'utilizzo di Bestial, c'è la paura per Branded. Però se andiamo a vedere, hanno perso un po' di value i Bestial, perché Snake Eyeburo sarà comunque un po' meno popolare rispetto a prima e era la versione di Snake Eye che soffriva di più i Bestial. Però comunque un paio di Druidswarm secondo me li vedremo in molte side. Ferrir dopo la paura pre-ballist ricomincia a salire, tra l'altro una buona risposta, un'ottima risposta a Colossus e anche una buona risposta a Protoss, perché vi chiamano l'attributo che vi fa passare il turno. Se avete pescato un Ferrir, comunque di solito quell'attributo non è mai terra, se avete pescato un Ferrir lo evocate, autate il Protoss per il prossimo turno, quindi qualcosina combinate perlomeno. La, vabbè, Engage sale un pochino perché ovviamente, sì, Banlist è, Mari combina qualcosa, Sky Strike, ma soprattutto è la carta che potete spesciare in giro. Sale un pochino pure Linkage, non tanto quanto Engage in proporzione, però usciranno i nuovi supporti Sky Striker a breve, quindi comunque la gente dice, ma proviamo a giocare sto Sky Striker che... Magari qualcosa combina. Ritorniamo al TOS format. Gran Guignol, ormai ragazzi 20 euro a copia, anche il nostro Albion sta sui 25, ma spinge verso i 30, perché vabbè, se giocate Branded lo giocate con la Puppet Rock, che è la cosa più forte senza dubbio. Andiamo a vedere un po' di prezzi di LED. Il Lightsworn Dragonling 10 euro a copia, secondo me è onesto alla fine, non vi aspettate questa carta, vi ripeto, in un mazzo puro Fedele alla luce, perché mazzo puro Fedele alla luce non penso possa combinare granché. Pile deck che devono fare Exise rango 4, sì, lo vediamo. 10 euro secondo me potrebbe scendere ancora di più, però potrebbe anche essere tenuto su dai fan dei Fedele alla luce. Tra l'altro vi ricordo reprint dello structure deck, reprint di LODT, quindi magari gireranno tante carte Fedele alla luce, ci sarà gente che vorrà provarlo il deck, quindi magari queste rimangono con una value decente. Lo stesso vale per Minerva, è una monopair però Minerva, quindi magari 3-4 euro a copia ci potrebbe stare, secondo me scenderà di sicuro sotto i 6-7 euro. Ragnaraika Devil Seed, quindi Ragnaraika engine che presto puoi splashare magari su Ricca. Comunque vi ripeto,
Agnaraiga, se uscirà un deck insetto, rettile o pianta giocabile, forte, giocherai questa engine. Vi avevo detto 10-15 euro sul video di ieri e più o meno stiamo su quella fascia di prezzo. Scenderà forse ancora un pochino perché ricca, se non fa risultati, sta roba non la giochi a nessun'altra parte per il momento. La Ultra ve la tireranno, aspettate, non c'è problema. Shining Sarcophagus, deck mediocre, si prende un sacco di slot ai rarity. Nostalgia Bait, questa scenderà tantissimo. Comunque vi ripeto, tutte le secret, anche se sono secret in 3x, sotto i 5 euro, senza dubbio. Quindi Sand Magician, Shining Sarcophagus. Le Ultra, anche sotto l'euro. Test That Bind, ma resta un pochino più sopra, ma questa è tutta roba che scende e va veramente, veramente bassa di value. Diabels invece mi sta sorprendendo, però non riesco a capire perché stia così alta. La gente dice, ma si evoca special, ci sono i Sinfu Spoil, supporto Sinfu Spoil, la puoi evocare con la trappola. Ma tu veramente vuoi evocare con la trappola? Vuoi giocare con la trappola, questa carta per evocarla e per fargli settare le carte prima di attivarla, cioè la setta e poi dopo l'attiva. Tra l'altro se la evochi con la trappola non puoi nemmeno distruggere la carta che setta col suo effetto, perché la trappola non ti fa fare, non ti fa attivare gli effetti del mostro che porti. È più un supporto Illusion, che peraltro per adesso Illusion fa poco. Una mono per, tra l'altro, 23-24 raccopia, secondo me è inconcepibile. Questa è una carta che va veramente sotto i 5 euro. Non prendetela assolutamente, se ce l'avete liberatevene. È un supporto Illusion. Come è un supporto Illusion il Nightmare o la Nightmare Apprentice. Non voglio assumere il gender, assolutamente no. Assolutamente no. 22 raccopia, secondo me non è male. Vi ricordo Illusion, adesso non sta combinando niente, però è un nuovo tipo e in genere prima o poi è prevedibile che riceverà dei supporti davvero davvero forti. Se giochi un qualsiasi deck Illusion, un livello 6 che entra così a caso e che ti tutora un qualsiasi Illusion, mi pare davvero 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 forte. Quindi se la volete prendere a 20 euro a copia, secondo me non è bruttissimo. Non so a che cifre possa arrivare, però è una carta che ha senza dubbio potenziale e prima o poi sarà giocata in 3x in un deck meta, senza dubbio, non c'è dubbio. Quindi può essere un investimento per il futuro. Io magari aspetto a fine pre-order e vedo a che cifra arriva, però un 3x penso di prendermelo preventivamente. E volete giocare Illusion, comunque alla fine la chimera è abbastanza abbordabile, sta sui 10 euro a copia, che non è per niente male. 10-10-10 più una sessantina euro di questo, magari tirate su qualcosa di simpatico e carino. Nightmare Throne, l'ultra probabilmente migliore del set, la troviamo sui 18-19 euro a copia. Vedete, le copie sotto i 18 spariscono piano piano. Sta tenendo botta, secondo me è un po' l'hype per Yubel. Ci sono tanti nostalgici che vogliono giocare Yubel, che è comunque un deck molto forte, stra rispettabile per il momento. Quando uscirà la nuova fusione sarà ancora più forte, secondo me può scendere ancora un pochino. Però non è orribile, 20 euro a copia, 3x, alla fine è un mazzo low rarity. Il Varudas, anche questo, supporto per Yubel, sta sulla ventina euro a copia, supporto per Yubel. Insomma, è un X-Seize 10 generico, però il deck più forte che la può giocare, senza dubbio, è Yubel. Questo secondo me scende un pochino di più perché è una carta estremamente forte, Sigrat per carità, però è una monoper giocabile in una gamma veramente limitata di deck. Cioè, la puoi giocare in uno o due deck per adesso. Quindi magari salirà in futuro, però per adesso penso che scenderà abbastanza. Yubel, amorevole difensore per sempre. Vi dico, l'unica carta costosa rimasta praticamente Yubel. Una copia prendetevela, non ve ne servono due. Ne basta una perché ve lo riciclate. Tra l'altro vi servirà un po' di spazio all'extra per la roba Unchained. E roba Unchained purtroppo costa perché c'è la Soul of Rage, che adesso andiamo a vedere, che mi sono dimenticato di mettere, che sta ormai sui 25-30 euro a copia, roba che magari potrebbero reprintare assieme anche a Yama. Yama Marinette Inn, la Soul of Rage, magari la reprintano su Rarity, perché comunque 15 euro a copia per Yama, pochi non sono, e 25 per Soul of Rage sono veramente, veramente tanti. Centurion Auxilia, nuovo sincro 12, veramente, veramente rotto. Finalmente abbiamo risolto la metà dei problemi di Centurion, che si chiamavano Bestial. E Shifter anche, finalmente possiamo giocare anche noi Shifter addirittura. Straforte come carta, però vi ricordo, monoper, sotto i 10 euro ci arriva sta carta. Wake Up Centurion, ultra monoper. Questo Mari 2x già potrebbe essere, questo è un ultra monoper, sotto l'euro ci arriva, non abbiate fretta. La roba Centurion piano piano sta salendo. Io vi consiglio di prendervi Centurion se volete giocare, prenderlo adesso. È uno dei pochi set che non è stato annunciato né nei teen né nella rarity, e quindi è probabile che non venga riprintato fino all'anno prossimo, perlomeno. E magari Legadia vi può bastare una copia adesso,
Una legata, io vi dico, prendetevela a prescindere, anche se non giocate Centurion, perché è il sincro 10 generico, il momento più forte che c'è. Fine della storia. E tra l'altro usciranno, vi ho detto che metà dei problemi sono stati risolti con questa espansione. L'altra metà dei problemi, che è il fatto che hanno solo un tuner, era solo Primera, questo deck che se si becca Ogre avete perso praticamente, viene risolto con la prossima espansione di Infinite Forbidden, perché hanno appena annunciato un nuovo tuner di livello 4. E quindi abbiamo risolto il resto dei problemi di Centurion. Vi consiglio di prendervi Centurion adesso. Veramente, se volete giocare, prendetelo adesso. E se volete preordinare Infinite Forbidden, link in descrizione. Mi raccomando, così supportate il canale. E utilizzate anche il codice sconto GAME5. Veidos, The Dragon of Endless Darkness, nuova fusione Veidos. Vi ripeto, è un deck che secondo me non c'ha potenziale. Fate un po' come mi pare. Veidos, come entra, è simpatica e carina. Le terreno diventano sempre più forti. Sì. Però, finché non esce un altro archetipo forte che tutora una terreno con un Link 1, magari, che è una cosa che non mi auguro. Fino adesso, i Link 1 che tutorano i terreno o ne tutoravano i mediocri oppure sono stati dettati in Ballist. Non lo so, come Entrap la vedo sempre peggiore rispetto a un Ogre, per esempio. Cioè, in tutti i scenari in cui Veidos è buono, Ogre è meglio perché hitta anche altre cose. Secondo me, per adesso. Però, vedo un po' che volete fare. Snake-Eye Abestar, nuovo supporto, questo carino per Snake-Eye. Però è necessario? Questo mi chiedo. Ho visto le combo carine e simpatiche con questo tizio qui, che fanno Sargas e poi fanno Regulus. Però devi giocare tutti questi brick in più. Non è che fondamentalmente se la può cavare anche senza. Non penso sia necessario. Però magari in futuro, specie se lo hitano in Ballist, il deck potrebbe diventare addirittura indispensabile. Comunque 5 euro a copia, è onesto. La Wanted e il Bonfire reggono botta. Vedremo adesso come cambieranno i prezzi dopo il YCS, che tra l'altro è adesso in corso il YCS Rally, mi sembra si chiami. E vedremo come performeranno i vari deck, anche se questo è un YCS post-Ballist pre-lede, quindi cambieranno un po' di cose post-lede, però non penso cambieranno troppo, a parte la presenza di Tempai ovviamente. Saffira anche di Voiceless pure guadagna qualcosina. Saffira non è quello che guadagna Voiceless, perché non gli importa niente questo nuovo rituale, assolutamente nulla, gli interessa la magia che non costa niente. L'opera continua a scendere, quindi non ci credono molto in questo Voiceless Voice, non ci si crede molto. Gold Pride Radicator, vabbè, Gold Pride, questo è roba carina. Sono contenti i fan di Gold Pride, I guess, che sarà economico il nuovo supporto. Parliamo di Tempai, adesso la roba più interessante, l'Ede, tutto lo rarity, a parte due super. Questa è la prima super, il loro sincro rango 10, che vi ricordo è una monopair, 3-4 euro a copia, secondo me sono un po' tantini per una carta monopair. Io vi consiglio di venderlo se c'è. Io lo sto vendendo. Oppure vi consiglio di comprarlo se lo volete comprare a me. Però secondo me non è una carta 3-4 euro a copia. Invece il Tempai Dragon Pydra, che è appunto la super 3x, che vi avevo detto nel video scorso, sarebbe arrivato di sicuro sopra i 5 euro. Vi ho detto, se lo trovate a 5 euro in pre-order, prendetelo subito. E potrebbe arrivare anche a 10-15 euro. Sta a 10 euro in pre-order e sta reggendo a queste cifre. Io ho visto sparire tutte le copie che apparivano sotto i 10 euro a copia. Vedremo post pre-order, però io penso che questo set non verrà aperto più di tanto, quindi i prezzi non cambieranno più di tanto. 10 euro a copia per una carta del genere, secondo me ci può stare, perché il deck costa poco, a parte delle carte che potrebbero anche essere reprintate in futuro. Adesso andiamo a vedere per il deck e soprattutto ci saranno dei nuovi supporti, anche questi mi sembra in Infinite Forbidden, sempre davvero davvero forti, che danno altra consistenza a un deck che comunque può giocare tantissimo non engine, e giocare Winter Starter in più può fare la differenza. Onda di calore, una delle carte, una delle soluzioni di side per andare primi su Tempai, sale a 10 euro a copia. Va comprata questa carta dei game se voglio giocare Tempai? Dipende. Volete giocarlo nei prossimi due mesi? Probabilmente vi può servire una carta del genere. Dopo che uscirà Infinite Forbidden non vi servirà più. Quindi se volete investire questi 30 euro per questi due mesi, fatelo un po', però poi dopo praticamente le buttate via queste carte. Al massimo le potete giocare magari in Sky Striker, però se giocate Sky Striker avete problemi più grossi di aver speso 30 euro in onda di calore. Verrà reprintata sta carta? Non penso a breve, se la infilano magari in un OTS a caso, però non so nemmeno se sarà il prossimo. Konami queste le reprint le pianifica comunque prima, ok? Non è che
si rende conto, ah, si gioca questa carta, reprintiamola tra un mese. Non funziona così. Un discorso diverso vale per il Drago Tridente. Drago Tridente che da 30 euro a copia, in realtà ancora prima, 10-15 euro a copia, è arrivato ormai a 60 euro a copia. Questa è una carta che vedo reprintata al 99% nella rarity. Perché dico questo? Perché nella presentazione di Lede, che vi ricordo è uscita mesi fa, il Drago Tridente è nominato più volte. Cioè questo, l'archetipo Tenpai, è un archetipo cucito attorno alla presenza di questo Drago Tridente. Il Drago Tridente è una presenza quasi fondamentale di questo deck. Non è una carta vecchia che è diventata rotta, che è uscita fuori perché la gente ha visto, ah, c'è questa carta, ce la puoi giocare, eccetera. No, è stato pianificato l'utilizzo di Drago Tridente nel deck Tenpai. A differenza di una carta come Onda di Calore, vedo una reprint del Drago Tridente quasi assicurata, assicurata al 99%, perché non si è mai sicuro al 100%, nella rarity quest'anno. Rarity Collection che uscirà il 23, tra un mese praticamente, 23 maggio, e che probabilmente includerà al suo interno carte iconiche dell'era Yu-Gi-Oh, a differenza del primo set della rarity. Qui non lo copiamo paro paro all'OCG perché non c'è in OCG la Rarity Collection 2, quindi una carta del genere che è una carta iconica dell'era 5Ds, viene giocata in retro format, che viene giocata in un mazzo meta, secondo me va infilata all'interno della Rarity assieme anche a altre carte come può essere la roba Nemesis che non ha reprint da 3 anni, Protoss, Colossus, questa è tutta roba che secondo me ci può entrare perché comunque sono carte abbastanza iconiche, soprattutto il Colosso. Quindi aspettatevi una print a Rarity. Mi raccomando ragazzi, utilizzate il mio link in descrizione per acquistare il vostro Boxy Rarity col codice sconto che è in 5. Quest'anno ci sono ancora più rare segrete, ancora più quarter, una marea di roba. Ma rismezzatelo con gli amici se volete. E niente ragazzi, come al solito spero il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Fatemi sapere che cosa acquistate in questi, cosa avete acquistato in questi pre-order, cosa avete intenzione di prendere e a che cifre. E niente, ci vediamo al prossimo video. Bye bye guys.